Aziende, associazioni di categoria, terzo settore insieme al mondo accademico per dar vita all'ORSA, l'Osservatorio sulla rendicontazione di sostenibilità delle aziende abruzzesi, la cui attività è ufficialmente partita questa mattina con il primo di una 2 giorni di lavoro all'Aula Federico Caffè del Dipartimento di Economia in Viale Pindaro a Pescara. Si tratta di uno strumento fondamentale dalla doppia valenza. Da una parte consente alle aziende abruzzesi di avere un punto di riferimento per monitorare il proprio stato di salute riguardo alla rendicontazione sostenibile, dall'altra consente all'università di dotarsi di un ulteriore servizio di ricerca. L'osservatorio in realtà è riferito ai modelli di rendicontazione che le aziende, le imprese, gli enti del terzo settore, ma anche la pubblica amministrazione ormai dovranno utilizzare nei prossimi anni per comunicare i risultati che in termini di sostenibilità hanno saputo conseguire con le loro attività. E quindi il mio auspicio oggi credo possa essere proprio quello di poter dare di qui a qualche tempo, grazie alle attività dell'osservatorio, una risposta compiuta a questa domanda che oggi possiamo dare, diciamo, osservando le realtà che conosciamo più direttamente, che forse però bisognerebbe tentare di dare costruendo un modello di ricognizione, di analisi, di osservazione appunto, sistematico, che in maniera continua monitori quello che accade nelle nostre organizzazioni, nelle nostre aziende e possa dare una risposta, a questa domanda. Partner dell'iniziativa numerose aziende, ma anche associazioni di categoria come Confindustria ed enti camerali, a testimoniare una collaborazione sempre più stretta tra il tessuto economico di questa regione e il mondo accademico, alle prese con la necessità di essere sempre più attrattivo. Noi vogliamo che si creino delle sinergie tra il mondo imprenditoriale, le aziende e l'università, con un reciproco vantaggio. Dal nostro punto di vista è importante che gli studenti sappiano che esiste un tessuto imprenditoriale in cui potranno trovare lavoro e quindi non c'è bisogno che facciano questi viaggi della speranza al nord. Dal punto di vista delle aziende devono sapere che noi formiamo dei ragazzi bene, non li rendiamo solo dei contenitori di nozioni, ma ne rendiamo dei veri professionisti e quindi da questo reciproco vantaggio ne guadagnerà l'università, ma ancor di più la regione Abruzzo per gli sviluppi positivi a carico dell'Ateneo, ma a carico anche di tutto il tessuto imprenditoriale.